L'abbiamo visto nelle immagini, gli faceva la corte Enzo Galinei. Ma Columbro, ridursi a fare avere la corte di Enzo Galinei? Mi pagano, basta. Accogliamo con un grande applauso Marco Columbro, premio alla carriera televisiva. Marco Columbro è anche lui l'amico della porta accanto, la persona a cui si consegnerebbe le chiavi di casa, televisione, fiction, fino ad arrivare al teatro. Ne abbiamo visto qui una breve e fa freddo. Ma maiala, ragazzi. Ma qui, scusate. Prego, Marco. Questo particolare microclima, l'estate ci passa? Una volta all'anno ci passa, no? No. No, perché ditelo, fate qualcosa a climatologi, che qua l'estate ci venga come in tutte le parti del mondo, perché qui, ragazzi, noi qua tra un po' rischiamo di rimanerci secchi, Questo avete premio teatro e televisione, teatro e cinema dell'eschimese, capisci? Con gli glu, le cose, allora uno si attrezza. Voi, oltre alla targa, dovreste regalare a noi delle sciarpe, dei giubbotti, sì, per rimanere vivi sulla sedia. Senti, Marco. Dica. L'affetto del pubblico l'hai sentito in un momento particolare della tua vita? Sì, io l'ho sentito soprattutto quando sono stato malato. Ho avuto quel problema di quelle piccole 3 mesi di coma. Io non mi sono accorto che dormivo, però quando sono tornato a casa, un mese dopo, ho trovato centinaia di lettere e di mail, e c'era una in particolar modo che mi ha colpito, la quale veniva dal Veneto e diceva: caro Marco, noi ti siamo stati vicini in tutto questo tempo e ti devo dire che io sono un rappresentante di un condominio, ogni venerdì ci riunivamo per pregare per te. Ecco, questa è una cosa che mi ha commosso, perché pensate, le riunioni in condominio già si scannano, no? Questi sono riuniti una volta a settimana, si riunivano da voi d'accordo per pregare per, non un personaggio, per una persona. E da lì ho sentito che il vero affetto, l'amore che ha il pubblico nei confronti di una persona che per anni è stato un soprammobile di casa, perché io per 5 anni ho fatto tra moglie e marito, che tutti i giorni una rottura di palle per la gente, dice: quello è un soprammobile, ma è un amico, per strada mi fermava: Marco, come stai? Chi è tuo cugino? No, lo conosco, non so chi sia. C'era un rapporto oramai simbiotico tra me e il pubblico, ma di grande affetto. L'ultima cosa che mi è successa, io manco dalla televisione da 8 anni, ho incontrato una signora sul Lago Maggiore una settimana fa, sono arrivata qui e dice: oh, Marco, arriva una, fa: ah, signor Columbro, la sua trasmissione avviene tutte le sere. Ho detto: questa è morta e non lo sa, povera donna. Io manco da 8 anni dalla televisione, che tutte le sere. Però vi rendete conto che il significato? Oppure mi dicono: signor Columbro, la vedo sempre in televisione. La vede in televisione? E questo però ti lascia come la televisione lascia il segno nell'anima delle persone. Sono passati 8 anni, non sono più in televisione, eppure le persone mi vedono ancora come se fossi lì. Cioè, non so se è una cosa buona o no, ancora non lo so. Però è una cosa che fa effetto e che mi racconta l'amore che il pubblico ha nei miei confronti, che è straordinario, insomma. Mi permetto di correggerla, perché non dammi del tu, che fa freddo. Mi permetto di correggerti, come mi scalda, sì. Perché non è la televisione che lascia il segno, ma persone come te che lasciano il segno. No, ti ringrazio, ma è un tutt'uno, no? Capisci? Credo che io in tanti anni ho cercato di essere me stesso, questa è la cosa che forse arriva, cioè di quando io ho iniziato nell'81 a fare Buongiorno Italia, la televisione al mattino, ricordo che i primi mesi, siccome venivo dal teatro, recitavo a fare il presentatore. Allora un mio collega mi disse: Marco, ma perché sei così quando presenti sei così artefatto? Devi essere te stesso. Togliti da dosso, devi essere tu. E io lì per lì non capivo, perché entravo sempre davanti alla telecamera come se dovessi interpretare, invece non dovevo interpretare niente, perché il conduttore ha una scaletta e basta, il copione sei tu.
allora cominciai a capire che dovevo essere me stesso con i miei errori, i miei difetti, e far diventare difetti, gli errori, tutto quel che erano le mancanze, far diventare spettacolo tutto questo, no? Ma la cosa non è facile, perché molti attori che a volte vanno a presentare delle cose, vedi che hanno questa difficoltà a lasciare la borsa dell'attore da una parte, però ecco, forse è questo che è arrivato, arriva il fatto che tu sei te stesso, e quindi il pubblico ti riconosce come uno della famiglia. Sì, la famiglia, e quindi accetta, insomma, questo è. Chiamiamo il vice sindaco. Chiamiamolo, sì, così si va a casa. No, Elisa Anelli, per consegnare. Venga, sì, il premio. E leggiamo anche la motivazione per questo premio. No, non la legge, star. Lo stesso. No. La vuoi leggere? Sì. Veloce, però. Se gli amici si riconoscono nel momento del bisogno, anche il pubblico non è da meno. E questo va bene. E quando Marco Columbro ha avuto bisogno di una riprova dell'affetto dei suoi fan, i cuori di tutti sono battuti all'unisono accanto al suo. Grazie. Questo perché attraverso la tanta televisione, nelle sue molteplici sfaccettature, e il teatro, hanno permesso a Columbro di lasciare la sua impronta indimenticabile con la sua spontaneità e bravura, entrando così non solo nelle case, ma soprattutto nel cuore di tutti gli italiani. A Marco Columbro l'undicesimo Festival di Villa Basilica assegna il premio per la carriera televisiva. Grazie, grazie, venga. Facciamo la tesi.